Amici, ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Reddito di cittadinanza con l'AMPA all'installo. Conte incarica la ministra Pisano di creare l'app per incrociare domanda e offerta di lavoro. Il Presidente del Consiglio ha incontrato le titolari del lavoro e dell'innovazione e Mimmo Parisi, che guida l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive. Finora su quasi 3 milioni di beneficiari, meno di 200.000 hanno sottoscritto un contratto. Quanto ai lavori di pubblica utilità, il ministro Luigi Di Maio si chiede perché su 8.000 comuni solo in 400 hanno approvato i regolamenti e ipotizza che ci sia una voglia di sabotare lo strumento. Traffico internazionale quasi azzerato dal Covid, maxi perdite, 400.000 licenziamenti, compagnie aeree mondiali verso lo stallo. La pandemia ha fatto crollare il giro d'affari di 400 miliardi e nel 2020 è previsto un rosso complessivo di 80 miliardi. Durante l'estate qualche segnale di ripresa, ma gli ultimi dati sui contagi rinfocolano il pessimismo. Le quarantene si stanno uccidendo, afferma così l'organizzazione del settore. Da febbraio più che dimezzato il valore di borsa dei big. Concorso straordinario della scuola, la prima prova si terrà dal 22 ottobre al 9 novembre, poi toccherà ai neolaureati. L'avviso pubblico con il calendario delle date atteso per domani in Gazzetta, ma l'ufficialità è emersa in queste ore al termine di un incontro tra la ministra Azzolina e i sindacati. Corsa contro il tempo, quindi, per svolgere entro la fine dell'anno anche la preselettiva per il concorso ordinario. Corso Francia, il PRIEM ha chiesto 5 anni per Pietro Genovese per la morte di Gaia von Freimann e Camilla Romagnoli. Era il 22 dicembre dell'anno scorso quando due sedicenni furono investiti e uccisi sul Corso Francia a Roma. Oggi il PM di Roma, Roberto Felice, ha chiesto una condanna di 5 anni di carcere per Pietro Genovese, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per aver travolto appunto le due giovani. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Gaspare Sturzo. L'imputato, come aveva già detto durante l'interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di non aver visto le due ragazze. Non ho visto le ragazze, ha detto, ricordo di essere partito col semaforo verde, non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare, così ha detto facendo dichiarazioni spontanee in aula. Coronavirus, la Spagna prima in Europa per numero di contagi, scattano restrizioni in Francia. Medico a Marsiglio dice costretti a scegliere chi ricoverare. La Spagna ha superato le 715.000 infezioni e da oggi si raccomanda a tutta la popolazione che risieda o meno in zone a rischio di evitare spostamenti inutili e non escluso un intervento del governo. Preoccupante la situazione in Francia, mentre in Germania Angela Merkel avverte che bisogna fare il possibile per evitare l'aumento di casi. Inter, ecco il primo indizio, la panchina di Conte è l'arma per raggiungere la Juventus. I nerazzurri sono una squadra evidentemente migliore di quella dello scorso anno. La dimostrazione è arrivata subito sotto contro la Fiorentina. Il tecnico ha potuto contare su Hakimi, Vidal, Sanchez, Sensi e Nainggolan. L'anno scorso c'erano Esposito e Boria Valerio. L'unico neo è una retroguardia insolitamente sguarnita, con il rischio di ripetere gli stessi errori della stagione passata. 'Ndrangheta blitz contro una cosca nel Reggino, 9 gli arresti, sequestrati bene per 2 milioni di euro. L'operazione è la naturale prosecuzione dell'inchiesta che a febbraio aveva portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi e di politici come il sindaco Domenico Creazzo, appena eletto consigliere regionale in quota a Fratelli d'Italia. Sgominato l'impero dei boss Domenico Laurendi, detto Rocchellina, a Santa Eufemia ad Aspromonte. La denuncia di una mamma: mia figlia nessuno ha dato una penna. Il Miur scrive: si può, basta lavare le mani. In molte scuole non si può cambiare materiale tra compagni e nemmeno tra i maestri e i bambini. Dal Miur però fanno sapere che basta lavare le mani prima di toccare gli oggetti
e l'immunologa dice che il rischio di contagio attraverso di loro è bassissimo. Non complichiamo la vita agli insegnanti e alle famiglie. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.